C'è un amico fidato dove vivi e lavori. Un amico che si prende cura di te e della tua attività. Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella. Da oltre 50 anni è l'amico vicino a te. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone, sentirmi parte di una comunità. Ma a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maico. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maico ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maico, scegli di sentire. Da più di 50 anni e dalla passione di 300 viticoltori, Cantina Miglianico produce vino di qualità per soddisfare tutti i giorni i gusti degli abruzzesi. E non solo. Cantina Miglianico è il punto di riferimento per chi si impegna a valorizzare i vitigni autoctoni del nostro Abruzzo. Scegli Abruzzo. Scegli Cantina Miglianico. Via San Giacomo 40 Miglianico. Vesti al meglio il tuo team. Trea Sport, a Francavilla al Mare, in via Nazionale Adriatica 237. Fornisce tutto per la tua squadra. Trea Sport è rivenditore ufficiale Errea, Macron e Ioma. Trea Sport, per una stagione da campioni. SHS Software and Hardware Solutions è il tuo consulente all'avanguardia. Vende e supporta i software gestionali Team System. Progetta e realizza infrastrutture di rete e server. Per te SHS, San Giovanni Teatino, 085 44 65 578, www.shsinformatica.it. Leonardo Seghetti, anche la sua tanta esperienza è stata qui messa per la riscoperta di questo vitigno importante, autoctono possiamo dire, della regione Abruzzo. Che vitigno è allora? Sì, è un vitigno antichissimo, bimillenario, la famiglia Davalos lo importò dalla Spagna e poi ha trovato il suo habitat naturale in questi territori. E quindi dal 1600 si coltiva tranquillamente qui. Ed è servito sempre per dare reddito alle famiglie e per fare tutta una serie di numerosi prodotti, dalle confetture al, come dicevo, ho detto nella relazione, anche gli acini sotto spirito, ma soprattutto per fare il vino cotto, per fare il mosto cotto, per produrre quel dolce tipico ortonese che è la nevola. Questa è stata un'idea per dire l'Abruzzo non ha nulla dal punto di vista di vino liquoroso, cosa possiamo fare? E quindi sfruttando le caratteristiche organolettiche dell'uva abbiamo pensato di fare questo prodotto vinoso, alcolico, di fine pasto che non deve andare ad aggredire assolutamente i palati ma li deve accompagnare per un fine pasto meraviglioso dove si può continuare a parlare e degustare ancora dei prodotti della tradizione.
quanto è stato sbagliato abbandonarlo negli anni? Beh, è stato sbagliato perché non ci si è creduto. Come ho detto, ci hanno creduto più delle persone, delle aziende del nord Italia che lo hanno utilizzato per fare un vino frizzante in lattina di bassa gradazione alcolica. Il compianto Carmine Festa era quello che ci aveva creduto, ma non ha avuto riscontri. Oggi ci auguriamo che con questa piccola riscoperta possa ritornare a nuova luce, sicuramente non con quei numeri che ci ha detto il dottor Cavaliere, ma può essere un fiore all'occhiello perché l'Abruzzo non ha nessun vino liquoroso. Ecco, per concludere, questo ne va anche per la salvaguardia della biodiversità della regione Abruzzo? Soprattutto la biodiversità è fondamentale perché la possiamo salvaguardare solo assaggiandola e mangiandola, e quindi quando siamo a un fine pasto portare sulla tavola un vino che ci ricorda un territorio, un vitigno di quel territorio, un vitigno che ha una storia bimillenaria da raccontare. Valentino Di Campli, presidente del Consorzio di Tutela, la caparbietà da premiare di un imprenditore come Nicola D'Auria che ha riportato alla luce un vitigno autoctono ormai abbandonato da tempo. Sì, decisamente una bella idea di tornare a valorizzare un vitigno autoctono in modo sicuramente diverso da quella che era la sua origine. In Abruzzo il pergolone ha avuto una grande storia e ha dato tanto alla collettività in termini economici, in termini sociali. Oggi Nicola ha avuto questo intuito di utilizzarlo quale base per un vino liquoroso, sicuramente un vino che può essere di nicchia, quindi decisamente piccole quantità, ma con cui noi abruzzesi potremmo raccontare il nostro territorio, la nostra storia, la nostra cultura e quindi comunicare al meglio quello che è l'Abruzzo e la sua biodiversità. Lei ha aperto, perché no, una nuova frontiera per l'Abruzzo, soprattutto per quanto riguarda questi tipi di vini. Sì, sì, perché no, dobbiamo assolutamente essere aperti a situazioni innovative, ma tra l'altro fino a un certo punto, perché bevendo il Pergot abbiamo tutti quanti ricordato quello che avevamo nella nostra memoria delle chicchi di pergolone sotto alcol che le nostre mamme, le nostre nonne ci facevano mangiare, per cui insomma è comunque in linea con la tradizione, rivisitata con una idea sicuramente molto molto bella. Quanto può far bene all'Abruzzo riscoprire allora questi vitigni? Ha fatto già molto bene, come caso del pecorino, della passerina, della cococciola, del montonico, ma prima ancora anche dello stesso Montepulciano. L'Abruzzo è la regione dei vitigni autoctoni. Abbiamo il nostro Trebbiano, abbiamo sempre voluto come produttori, come viticoltori e come anche poi cantine puntare sui vitigni autoctoni. In Abruzzo oltre il 95% della produzione è da vitigni autoctoni nella nostra regione, quindi ci ha fatto bene e ci continuerà a fare bene, perché poi in giro per il mondo le piccole
diciamo, nicchie, le piccole delizie che portiamo sicuramente possono essere di ulteriore valore aggiunto a tutto il resto. Monsignore Emidio Cipollone, presentazione di questo Pergò qui nella cantina Dora Sarchese. Quando c'è il lavoro dell'uomo va sempre bene. C'è il lavoro dell'uomo, c'è il frutto della terra e c'è poi anche la passione, l'anima, perché il vino non può farci pensare soltanto alla terra. È il canto che la terra rivolge verso il cielo, quindi innalza il nostro orizzonte fino a raggiungere il Signore. Nella Bibbia, infatti, molte volte si parla del vino. Gesù stesso, parlando di sé, dice di essere la vite. Quando si parla di una vita particolarmente felice, la Bibbia dice il mio calice trabocca. E anche il destino finale dell'uomo è immaginato come un lauto pranzo, un pranzo di nozze in cui ci sono anche dei vini eccellenti, dei vini raffinati. Quindi sicuramente il vino da degustare, ovviamente, è qualcosa di divino che ci fa pensare alla terra, ci fa pensare alla comunione fra le persone, ma ci fa pensare anche a Dio. L'importanza di non tralasciare le cose che ci vengono donate, soprattutto quelle che abbiamo abbandonato negli anni passati. A volte noi cerchiamo lontano i tesori che abbiamo vicino, quindi riscoprire anche questa uva che ha fatto la storia di Ortona e dintorni in modo diverso, forse più attuale, più moderno, sicuramente è una grande ricchezza e una grande opportunità. Nicola Dauria, visibilmente emozionato. Sì, soddisfatto, emozionato, commosso perché un altro progetto, un'idea nata così per caso e cui abbiamo creduto, chiaramente un prodotto, come ho detto prima, su cui possiamo veramente raccontare tanta storia perché ce n'è tanta. Questo vitigno storico che oggi sicuramente sta scomparendo, che potrebbe sicuramente essere riscoperto sotto forma sicuro di un prodotto nuovo che è un vino liquoroso, ma è un vino liquoroso che è anche una provocazione, ma una sorta non solo di provocazione, ma una sorta di stimolo a far sì, come ha detto anche il presidente del consorzio, che possa diventare sicuramente un prodotto da aggiungere alla nostra gamma di prodotti già abruzzesi che già abbiamo. Quindi la soddisfazione di essere stato l'ideatore, questo mi rende veramente felice. Nel senso positivo della parola che stiamo per usare, Dora Sarchese, Nicola Dauria è un vero ricettacolo di sfide, perché da tanto tempo ha iniziato con la sfumantizzazione e si è riuscito. Adesso con questo pergolone, che cos'altro? Adesso prendiamo un po' di pausa, sicuramente ci verrà in mente qualcos'altro, ma oggi Pergò rappresenta una grande sfida per il territorio abruzzese. Come così il vino liquoroso ha fatto crescere alcuni territori come il Marsala in Sicilia, chissà che non possa far crescere un domani, in futuro, anche il nostro Abruzzo. Lavorare con un'arma in più come il professor Leonardo Seghetti le dà tanta soddisfazione? Ma sì, il professore è grande, è preparatissimo, è unico. Qualsiasi cosa tu gli vuoi chiedere per poter realizzare è un grande, perché ci si butta anima e cuore e riesce a dare veramente dei grandi soddisfazioni a me a livello imprenditoriale, ma a livello da amico, ma soprattutto perché è uno che fa le cose con grande cuore. Thank you.
C'è un amico fidato dove vivi e lavori. Un amico che si prende cura di te e della tua attività. Banca di Credito Cooperativo di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella. Da oltre 50 anni è l'amico vicino a te. Da più di 50 anni e dalla passione di 300 viticoltori, Cantina Miglianico produce vino di qualità per soddisfare tutti i giorni i gusti degli abruzzesi. E non solo. Cantina Miglianico è il punto di riferimento per chi si impegna a valorizzare i vitigni autoctoni del nostro Abruzzo. Scegli Abruzzo. Scegli Cantina Miglianico. Via San Giacomo 40 Miglianico. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone. Sentirmi parte di una comunità. Ma poco a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maico. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maico ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maico, scegli di sentire. Vesti al meglio il tuo team. Trea Sport, a Francavilla al Mare, in via Nazionale Adriatica 237. Fornisce tutto per la tua squadra. Trea Sport è rivenditore ufficiale Errea Macron e Ioma. Trea Sport, per una stagione da campioni.